scherza, ma figurati. No, perché ci hanno abituato. Oggi i bonus, parlano ancora di bonus questi. Questi hanno distrutto il risparmio. Hanno distrutto la salute, la sanità pubblica, hanno distrutto la scuola pubblica. Distruggono i trasporti. Le regioni, l'autonomia delle regioni, la bellezza, la possibilità di investimento, del turismo, delle regioni sempre più martoriate, ci hanno distrutto tutto, però ci danno i bonus. Dopo li distruggono, però tieni, stati zitto, prenditi ste elemosine, tanto i soldi sono sempre tuoi, è il bonus, e ringraziami pure. Mettiti in ginocchio e ringraziami, perché ti sto dando il bonus a scuola, il bonus pensionati, i bonus studenti, il bonus professori, ti ci compri l'iPad, il bonus, ci trattano così. Però forse qualcuno ci si fa trattare così. Io da sta gente così non mi ci faccio trattare. Sono 3 anni che ci saremmo pure potuti vendere qua dentro. Perché andavamo lì dal PD, gli avevo detto, oh, attacco il Movimento 5 Stelle, oh, sparo al zero sul Grillo, che problema c'è? Però tu rimediamo alla prossima legislatura un posto da sottosegretario, no? Fammi fare il ministro. E che pensate? Che non hanno fatto sempre? Pensate che Verdini non fa questo? Pensate che Berlusconi per salvarsi l'azienda non gli ha mandato prima Alfano, poi quando ha visto che Alfano non bastava gli ha dato Verdini? Non pensate che è così il sistema? Ancora che crediamo, no? No, però forse la destra sta in posizione di chi? Che questi ogni qualvolta si trova a votare una legge per difendere le pensioni, per tagliarsi gli stipendi osceni, per dire basta ai finanziamenti pubblici, sempre insieme stanno. In televisione li dicono, ma quando si tratta di spartirsi i soldi nostri stanno sempre d'accordo. E questo ve lo dico io, qua ci potete credere o no? A me piacerebbe che foste un giorno svolazzaste nella Camera dei Deputati come una mosca, come un giorno, come una mosca, e vedeste quel che vediamo noi quotidianamente da 3 anni in questa parte. Neanche i familiari più stretti di queste persone li potrebbero se vedessero come si comportano al Parlamento della Repubblica, solo intenzionati a parlare della politica, che parla della politica e parla della politica e risolvere i problemi loro. Ma perché? Sono tutti crudeli? No, è la logica, è il sistema. Nel momento in cui io voglio stare tutta la mia vita in quel palazzo e il mio obiettivo è stare tutta la mia vita in quel palazzo, fare la carriera di Giorgio Napolitano, 63 anni nelle istituzioni, io scenderò compromessi con me stesso pur di rimanere lì dentro. Noi sappiamo che ci mancano altri 5-7 anni, non lo so, quasi ci dovessimo ricandidare, e che non è detto, perché non viviamo una bella vita adesso. Credeteci che la qualità di vita, la qualità di vita come qualità di vita che stiamo vivendo adesso non è migliore di quella che vivevamo prima di entrare in Parlamento. Per lo meno questo fa un deputato del Movimento 5 Stelle, che non si riposa un sabato e domenica, che prende insulti a destra a manca, che viene descritto come populista, fascista, comunista, potenziale stupratore, bolscevico, pure terrorista, mio madre. Dicendo, un dei giornali scrissero che ero pronto a farmi saltare in aria nella metropolitana di Roma, la metro C, che se aspetto la finiscono mi faccio saltare in aria a 40. Hanno scritto anche...